Diciamo in maniera molto semplice che più la macchina diventa potente, più abbiamo bisogno di uomini preparati e capaci e donne, uomini e donne capaci e preparati per gestire la macchina. Quindi non solo c'è spazio, c'è assoluto bisogno dell'umano in tutte le sue forme, in tutte le sue qualità, perché la macchina sia a servizio di quello che possiamo chiamare un bene comune e non semplicemente uno strumento di efficienza senza scopo. Skill o capacità sono una caratteristica molto importante, soprattutto per la professionalità. Eppur tuttavia noi non siamo solo skill e capacità, ma siamo anche facoltà. La libertà è una facoltà, l'amore è una facoltà, il desiderio di un futuro è una facoltà. Ecco, desiderio di un futuro, attenzione al prossimo e mantenimento della libertà come caratteristica fondamentale dell'umano sono quelle che faranno dell'intelligenza artificiale un alleato della nostra coesistenza civile e non magari il peggiore oppressore. Facciamo una metafora. La metafora che utilizziamo viene dal passato della tecnologia ed è l'automobile. Quando abbiamo sviluppato automobili che andavano più veloce dell'uomo, ci siamo chiesti come evitare che ci fossero incidenti, cioè che la macchina e l'uomo confliggessero tra di loro. Essendo poi l'uomo la parte fragile e portatrice di valore, abbiamo voluto proteggere l'uomo. Uno dei mezzi che abbiamo trovato è stato quello dei guardrail. Ecco, l'algoretica la possiamo capire come una forma di guardrail etici volti sostanzialmente a far sì che la macchina vada dove vogliamo che vada e non da un'altra parte. E non c'è un problema etico, c'è un'attenzione etica. 60.000 anni fa, quando abitavamo nelle caverne, abbiamo preso in mano la clava. La clava poteva essere un utensile per aprire più noci di cocco o un'arma per aprire più crani. Ecco, la questione etica era qual era il fine corretto per quel tipo di utensile. La commissione di cui faccio parte soprattutto ha il compito di consegnare una relazione e questa relazione sostanzialmente andrà a istruire quelle che poi saranno eventuali altre mediazioni politiche, non siamo noi che scriviamo né leggi né disegni di leggi, però quello che abbiamo fatto è partire dalle audizioni e nelle audizioni abbiamo ascoltato, ecco, occupandosi la nostra commissione di intelligenza artificiale e giornalismo, abbiamo ascoltato quelli che sono i professionisti. Il Washington Post nel sottotitolo scrive La democrazia muore nell'oscurità. Abbiamo bisogno di una vocazione giornalistica, abbiamo bisogno di figure professionali che nutrano diciamo quello che è il tessuto fertile del paese. Perché questo sia possibile, abbiamo però anche bisogno, ahimè, in qualche misura di un settore industriale, che è quello del giornalismo, che possa pagare questi professionisti. Tutelare entrambe le cose e farlo con un'intelligenza artificiale che diventi non un competitor dei giornalisti, ma eventualmente uno strumento di professionalizzazione. È la sfida. L'approccio è quello che da sempre ha avuto la Chiesa e in particolare ora con questo Papa. Questo Papa si è posto su tre temi di frontiera: i migranti, l'ambiente e adesso l'intelligenza artificiale. Cioè laddove l'uomo può rischiare di più perché è visibile la sua fragilità, ecco, proprio in quel luogo la Chiesa vuole essere per essere testimone del valore dell'umano e di tutto quello che c'è bisogno di fare per proteggere l'umano. Il Santo Padre guarda a questo soprattutto nell'ottica dei più fragili e dei più deboli perché non vengano calpestati dall'innovazione, ma si sappia sviluppare un'innovazione a misura d'uomo.